Benvenuti alla Predetta Espresso. Oggi parleremo di petrolio. Il prezzo del barile, da qualche mese, è fermo sui 50 dollari. È un livello soglia che anche i produttori dell'OPEC riuniti in questi giorni a Vienna difficilmente potranno alzare. La domanda infatti proviene da economie come Cina, Giappone, India, Corea del Sud, che ancora non hanno deciso a quale fonte energetica votarsi. Chi ci guadagna? Ci guadagnano soprattutto le raffinerie in Medio Oriente e in India, che sono in grado oggi di processare tipi diversi di petrolio e anche prodotti ritenuti di scarto o comunque a bassa qualità di raffinerie più vecchie come quelle in Europa, in Nord America e in Russia, che saranno costrette nel breve periodo a venderli anche sotto costo. Cosa cambia per l'Italia? L'Italia esporta in particolare verso paesi importatori di commodity e di petrolio, che quindi in caso di aumento del prezzo potrebbero vedere diminuire il proprio reddito disponibile. E nel frattempo il Made in Italy, i costi del Made in Italy potrebbero aumentare. Viceversa, potrebbe esserci un'opportunità per le imprese dell'impiantistica e della meccanica strumentale, sia nel settore di materie prime in corso di esaurimento, come l'acqua, sia per quello che riguarda il recupero energetico. E voi? Cosa pensate? Qual è la vostra palla di vetro? Ditecelo, raccontateci la vostra e alla prossima settimana!